Bella regà, qua è Savix che vi parla e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi vi voglio portare regà questo outfit che a parer mio è veramente veramente carino, semplice ragazzi e anche abbastanza veloce. Quindi iniziamo subito dai requisiti, che non ce ne sono requisiti a parte possedere il cinturone ragazzi, se volete farlo con il cinturone. Quindi andiamo dalla parte alta e andiamo a indossare ragazzi la maglietta da trafficante gialla. Mi raccomando, mettete questa, se no il glitch non funziona. A questo punto andiamo a mettere sulle giacche del completo ragazzi la sportiva azzurra. Una volta messa la maglia e la giacca del completo, andiamo a sistemare ragazzi gli accessori. Quindi andiamo su sciarpa e mettiamo quella nera. Una volta fatto ciò ragazzi, possiamo andare a mettere i guantini e mettiamo i guanti bianchi di cotone. Le scarpette ragazzi, io ho messo quelle di tela azzurre, scegliete voi ragazzi se volete mettere anche voi queste o un altro paio. A questo punto io mi vado a togliere come al solito tutta la roba dalla testa per farvi vedere poi come metterla. Una volta fatto ciò regà, andremo a salvare l'outfit così com'è. Mi raccomando ragazzi, salvate sempre o nel primo slot o nell'ultimo slot. Quindi regà, a questo punto andiamo a metterci la tuta da scienziato pazzo ragazzi. La troviamo su Completi Tute ed è questa qua. Non state a guardare il colore perché tanto non serve a niente. A questo punto ragazzi andiamo dal solito cannocchiale. Possiamo andare o nell'appartamento o ragazzi in spiaggia. Una volta arrivati ragazzi, corriamo dal cannocchiale, schiacciamo freccia destra, teniamo premuto il menu interazione, non ci farà l'animazione e ci andiamo a selezionare l'outfit che stiamo creando. Quando ci allontaneremo avremo la maschera buggata sul completo che stiamo facendo. Adesso ragazzi non ci resterà altro che andarlo a salvare come sempre. Possiamo andare da qualsiasi negozio, io andrò da quello di maschere. Mi raccomando ragazzi, ogni volta che salvate, salvate sempre o nel primo slot o nell'ultimo slot. A questo punto fringuelli, non ci resterà altro che fare start online a via attività create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano. Possiamo startarla in solo, non ci serve nessuno, l'importante è che quando avviamo il titano ragazzi andiamo direttamente dal Ammunition, che è l'unico negozio che ci permette di salvare gli outfit in questa attività. Intanto ragazzi, se vi piacciono i miei video o avete consigli, format da portarvi, non esitate a contattarmi e vi prego un like, non vi costa nulla. A questo punto, come al solito, come tutti gli outfit, andiamo nella parte di destra dei completi e salviamo l'outfit o nel primo slot o nell'ultimo slot. Come potete vedere, entrando nel titano si è buggato il busto e diventerà trasparente. Adesso dovremo quittare l'attività facendo AXA se giochiamo da Xbox o X quadrato X se giochiamo da PS ragazzi. E una volta che spawneremo in lobby dovremo scegliere l'outfit che ci porterà o il cinturone o le spalline o la bombola ragazzi, perché se volete potete mettere anche la bombola del pompiere. Questi outfit li sbloccate facendo determinati colpi. Io ragazzi andrò a metterci le spalline in questo caso, perché nella copertina a inizio video ve l'ho fatto vedere con il cinturone, adesso vi faccio vedere con le spalline come starebbe. Quindi per mettere le spalline ci mettiamo il completo, la tuta da racing ragazzi, potete usare anche quelle di AO da LS Auto Raduno che sono molto belle. A questo punto, una volta scelto l'outfit da cui prendere o le spalline o il cinturone, andiamo ad avviare l'attività merge che vi lascio in descrizione qua sotto, sia per Play sia per Xbox ragazzi. E mi scuso anche per la voce. A questo punto, una volta avviata l'attività, mi raccomando, mettete completi salvati ragazzi. È fondamentale. Fate entrare un vostro amico e a quel punto startate l'attività. Quando siete in questa schermata dovete fare una volta a destra se avete messo l'outfit nel primo posto o una volta a sinistra se l'avete messo nell'ultimo posto. A questo punto selezionate l'outfit e startate l'attività con questo outfit. A questo punto, una volta dentro l'attività, non dovrete fare nient'altro che quittarla. Quindi aprite il telefono AXA se giocate da Xbox o X quadrato X se giocate da Play, raga.
E una volta che siamo spawnati in lobby, dovremo fare il trick del CEO o dell'MC con il veicolo, ragazzi. Quindi, una volta spawnati, andiamo a cercarci un veicolo, ragazzi, una macchina. Ovviamente io non ce l'ho vicino, quindi prenderò la moto e andrò a cercarmi un veicolo. Può essere anche del civile, raga, non serve che sia vostro. A questo punto, una volta davanti il veicolo, dovete diventare membri o della Sicuro Server o dell'MC. Una volta fatto ciò, saliamo sul veicolo, andiamo sullo stile dell'organizzazione, ragazzi, e switchiamo una volta a destra e una volta a sinistra. L'importante è che mettete lo stile e lo togliete. A questo punto scendete e sbada bam! Avremmo messo le spalline e la cintura da racing, ragazzi. Se invece avessimo fatto il glitch con un completo che aveva il cinturone, avrebbe passato il cinturone. Se invece usavamo magari completo quello da pompiere, ci passava la bombola, ragazzi. Quindi, come al solito, andiamo a salvarci l'outfit dal negozio di maschere. Quindi, ragazzi, una volta salvato, andiamo sulle maschere, andiamo su quelle da sci, ragazzi, e ci scegliamo una maschera che a parer nostro ci sta bene. A me piaceva questa azzurra, ragazzi, oppure questa mimetica qua. Quindi scegliete voi quale mettere. Io in questo caso metterò l'azzurra, ragazzi. Una volta selezionata la maschera, ci salviamo l'outfit in questa maniera. Dopodiché, raga, una volta salvato l'outfit in questa maniera, possiamo andare direttamente dal cannocchiale. Io vi consiglio anche, se non ce l'avete, di comprarvi già qualche componente tipo maschere, cappelli, eccetera, eccetera, per andare poi a fare il merge tranquillamente. A questo punto potrete andare anche a farlo nell'appartamento se avete tutti i componenti. E potete moddare la testa, diciamo, e poi salvarvi direttamente l'outfit nel guardaroba. Ragazzi, io ho pensato di metterci gli elmetti tattici, questi qua, che sono veramente carini. Andrò a mettere quello nero, ragazzi, che secondo me ci sta veramente bene. Quindi, raga, a questo punto torniamo dal cannocchiale, corriamo verso il cannocchiale, ragazzi, schiacciamo freccia a destra, teniamo premuto il menu interazione e ci siamo buggati. A questo punto non dovremo selezionare lo stile, ma andremo a giocare con gli accessori. Quindi, come potete vedere, io ho già il casco e il passamontagna. Vado su accessori e andrò a scegliere un paio di occhiali da mettere. Ragazzi, a me piacciono come stanno, per esempio, questi che si chiamano Outworn qualcosa, non mi ricordo. Guardate che bomba che è. Questo outfit, ragazzi, è una versione. Infatti, se guardate la copertina, ce ne sono varie versioni perché ho cambiato la testa oppure ci ho tolto le spalline e ci ho messo il cinturone. Ve l'ho fatto vedere in vari modi, così potete scegliere per voi qual è quello più adatto. A questo punto, come al solito, andiamo a salvarci l'outfit. Intanto guardate, raga, sta moto che è assurda, si arrampica pure sui muri, è veramente una bomba, è proprio la moto da consegna, ragazzi. Comunque, una volta arrivati, come vi ho detto, ci salviamo l'outfit. Allora vi voglio anche dire, raga, che se volete potete metterci il badge dell'attività moddata agente ULP invece della sciarpa. Questo ve lo lascio scegliere a voi. Adesso vi faccio vedere due o tre chicchette per fare l'outfit in maniera diversa. Quindi, ragazzi, come potete vedere, in questo caso ho messo quello mimetico, andrò a metterci il caschetto termico sopra e una volta che sono al cannocchiale ci metterò i soliti occhiali, ragazzi. Vedete che in questa versione non c'è la sciarpa e ho messo il beige. Sinceramente, a me piace più con la sciarpa perché va a coprire quel pezzo di petto che si vede che è veramente bruttino. Con la sciarpa è molto meglio. Vi lascio a voi decidere il tutto. Ragazzi, quindi nessun problema. Se non vi piace il beige ma volete la parte alta con il caschetto, raga, venite qua e andate a mettere semplicemente la sciarpa. E infatti, secondo me sta molto meglio. A questo punto lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video, ragazzi, mettete mi piace, iscrivetevi nel canale Viola, perché da domani, molto probabilmente, forse già stasera, iniziamo con le live. Bella, regà, alla prossima. Sbada bam.